Eccoci qui, buon pomeriggio, bentrovati. Abbiamo una storia d'amore da raccontare, ma è una storia che allargherà gli orizzonti e toccherà le corde più profonde dell'anima. È una storia d'amore, ma è anche la storia di un film che è in uscita, in anteprima questa sera alle 21 qui a Roma, al Cinema Barberini, indaga l'Italia degli indimenticabili anni 60, che si chiama La moglie del sarto, questo film. Ne parliamo col regista Massimo Scaglione, benvenuto Massimo. Buonasera, grazie. Ma ne parliamo anche con la moglie del regista, Rosaria Gaudio, ma che è soprattutto anche una delle anime di questo film, è vero Rosaria? Coincidenza, sì. Ho l'onore di incontrarvi questo pomeriggio, ma io prima di arrivare al film vorrei partire da voi, perché vorrei provare a raccontare la storia del vostro amore che si intreccia in qualche modo anche con la storia del film. Di mezzo c'è la Calabria e precisamente la provincia di Cosenza, che è un po' sempre protagonista, a dirla tutta, dei tuoi lavori, Massimo. Io non posso, no, non vivi senza Calabria. Una breve parentesi la farei su questo, perché sono stato da poco in Calabria, terra piena di contraddizioni, piena di ritardi, però terra straordinaria, di profumi genuini, di bellezza, è vero? È una terra che ha dato i natali alla cultura del mondo, all'uomo, e ha accumulato molti crediti, poi si è fermata a Pitagora. Da quel momento in poi ha finito di dare cultura, di distribuire cultura, di impartire cultura e bellezza e arte, perché era la culla della Magna Grecia, e ha cominciato a dare tutto il peggio di sé e ci siamo giocati tutti i crediti. Io voglio sempre ritornare lì. Tu però non hai voltato le spalle alla Calabria. No, ecco, per cercare di dare, di far riaccreditarla per quello che posso fare. Un regista, un produttore, può fare forse molto poco, dico forse. Però quello è il mio modo, cioè di riscattarla per quello che io posso fare. Come biglietto da visita, diciamo così. Sicuramente portarla nel mondo, no? Nella scatolina. Cosa che è successo, che il film, insomma. Certo. Nel luoghi e nel tempo, insomma, perché sono degli scenari veramente mozzafiato, dicono in America. È vero. Ed è proprio prevalentemente in Calabria, precisamente nel 91, 23 anni fa, che Massimo gira il suo primo film, si chiama Angeli al Sud, e sul set di quel film accade l'incontro con una giovane suonatrice d'arpa, una certa Rosaria Gaudio, qui presente. È vero? Sì. Com'era quest'arpa? Te lo ricordi quel momento? Fu casuale. Accompagnavo dei compagni di scuola, di università, proprio fisicamente, perché avevo la macchina all'epoca, e a fare dei provini. Venni presa io. A fare la compagnia. No, nel senso che... No, poi a un certo punto dice, ma tu cosa fai precisamente nella vita? Beh, io suono l'arpa. Perfetto, mi serve muovere una scena che ancora non ho, con la piccola. Massimo, sì, ti serviva davvero l'arpa oppure... No. Il fascino invece incominciò nella sua cultura musicale che mi stupì, io 10 anni di conservatorio. Lui mi chiese precisamente il Lasciatemi morire del Monteverdi. Me lo sai fare con un soprano? Lo sapevi e fare, Rosaria? Sì, l'abbiamo messo in scena, nel film, voglio dire. Però cioè, ecco, mi serviva un momento, per me fu un momento una lezione di... conoscenza. Che non è... No, io scherzavo, dicevo, serviva l'arpa o no, furono serviva, gli occhi azzurri di Rosaria? Io l'ho vista e mi ha colpito immediatamente, ed è chiaro che ho cercato un aggancio, no? Che ho chiesto al casting, ho detto, ma questa ragazza che fa l'attrice, la comparsa, che è venuta a fare? No, dice, veramente ha accompagnato delle altre persone che sono di scena. E ho detto, vabbè, me la vedo io. E le ho chiesto, cosa fai? E lei mi ha detto, sono l'arpa, eccoci qua. Ma che poi era vero, perché mi serviva una scena dove c'era una premiazione con Ottavia Piccolo, una bravissima, straordinaria attrice, oltre che una gran signora. E là mi è venuta una scena, bellissima, quest'arpa con una soprano, Maria Carmela Conte. Non sbagliare il pubblico, no, era ironicamente un premio non riesco a letterario. Mentire. Di...
E quindi ecco, però poi dopo non ci siamo più staccati. E so che nel momento in cui vi siete conosciuti, sì, nell'attimo fatale per fermare l'istante, ai vostri piedi è caduta l'immaginetta di un beato, dovremmo averla anche, un certo il beato Angelo di Acri, in provincia di Cosenza, che era un cappuccino del 1600 che predicò, sì, certo, il Vangelo, verissimo, agli ultimi, camminando proprio ed eravamo nella chiesa, nella cattedrale, nel chiosco della cattedrale, cadde, dove suonava l'arpa, sì, dall'alto cadde questa immaginetta che io raccolsi e le ho dato a lei. E sa dove abita lei? Eccolo qua, il beato Angelo d'Acri. In che via abita? Via, sai? Beato Angelo d'Acri. È una coincidenza. Da sempre. Sembra scritto. Chiamiamola coincidenza. Come in una sceneggiatura. Esatto. Poi accade però che vi perdeste di vista, ma sempre per quel film dovevate incidere delle musiche, dovevate andare a Napoli da Bennato, Edoardo Bennato, perché dovevano incidere delle musiche. E allora Massimo si inventa di tutto per strapparti, sì, alla tua famiglia, tu eri giovanissima, una ragazzina proprio, e quindi che fa? Ti porta a Napoli con sé. Manda un telegramma. Un telegramma. Una finta convocazione alla sala di incisione, alla presentazione, sì, del... No, io dovevo portare, dovevo rassicurare i genitori. Che, i genitori di Rosaria. Sì, esattamente, che sono delle bravissime persone, sono quelle persone sane meridionali, no? Dove la figlia deve dar conto, perché esce una giovane figlia, credo che sia ancora giusto anche oggi. Trovo assolutamente importante che si comporti così ancora un genitore, che faccia la guida e che sappia ogni cosa. E lì però dovevo smuovere questo modo e questa protettivo, esatto, forse iperprotettivo. E allora ho detto ok, chiedo la complicità della sala d'incisione e faccio mandare un telegramma dove era convocata come turnista con l'arpa. Lei dice: ma io non ne so nulla. Ma non preoccuparti, ci penso io. Insomma, sono uscite fuori le musiche. Vabbè. Sono venute fuori gli angeli assurdi insieme. E alla fine i genitori Rosaria hanno ceduto, ti hanno lasciata a lui. Dopo il matrimonio. Dopo il matrimonio. No, però voglio dire, allora ci riuscimmo, solo che il soggiorno, diciamo, musicale fu un'estate delle... fu allungato dei giorni a Roma, perché poi da Napoli venimmo a Roma. Ci fu un episodio simpatico, che ancora non c'erano i telefonini già ancora, sì, forse i primi modelli, sì, di cellulare, esatto, che lei aveva lasciato come numero di riferimento, era un mio cellulare, è vero, sì, c'erano quei patacconi enormi, quelle cose, quelle armi, e la madre chiamò, dice: dove hai portato mia figlia? Mando i fratelli mando a prenderla dai fratelli. In realtà poi ci fu il matrimonio e arrivarono, sì, anche i figli, gli eredi, Joe e Carolina, che adesso sono dei giovani, sono dei giovanotti, vi seguono. E poi c'è stato un periodo nel quale Rosaria ha cominciato a frequentare un gruppo di preghiera, in particolare il gruppo dei nuovi apostoli, sì, dico bene, Rosaria. Comincia per te un percorso nuovo, cioè? Cambia la vita, cambia totalmente il modo di tutto. Diventa un faro che tuttora, voglio dire, nonostante la distanza, quindi il nostro padre Ludovico Fazzone, che ha cresciuto i figli, cioè ha impostato, cioè sono stati cresciuti in Santa Balbina. Tu eri cattolica, ma non eri praticante? No, ero una cattolica... contestatrice. Sì, sì, sì. Cioè le famose facce lunghe, musi lunghi, che dice appunto, no, Papa Francesco, quelle cose un po' che ti allontanano, questa tristezza. La vivevi come punitiva, insomma, sì, non sì, come sì, sì, ecco, con l'accoglimento a Dio. La vita ritorna, ecco, perché entrare nella vita non è aver vissuto, no, ma è aver conosciuto la persona che il Signore ti mette sulla strada e che ti apre questa porta.
per noi è stato l'incontro appunto casuale con padre Ludovico. Che ti ha cambiato la vita. Ha cambiato però. Totalmente. Massimo, ma è vero che tu a un certo punto, una sera, andasti addirittura sulle tracce, pedinavi Rosaria perché volevi capire ma che gruppo è questo, ma dove perché mi portavo sta... i bambini piccoli in questa chiesa per 5-6 ore. Ero seriamente e quindi preoccupato. Pensava non è possibile che i bimbi comunque stiano. E sono andato una volta, sono andato. Non ero rassicurato, no? Perché esiste un'umanità sinistra, inutile nasconderlo, che si nasconde dietro a religioni, a, sì, a plaghi, certo, una serie di culture vere o false, ma che comunque più false che vere. E invece trovasti un'altra realtà. Ho trovato delle persone, ho cominciato dalla mia diffidenza, ho trovato queste persone straordinarie con una dedizione assoluta verso la preghiera. Io devo, non posso nascondere, sono stato educato da mia nonna che era quasi la sacrestana della chiesa dell'Annunziata appunto ad Acri, e diciamo che mio padre era comunista, quindi ero diviso, allora pregavo a casa di mia nonna e disconoscevo a casa di mia, no? Fin quando poi c'è stato un episodio, questo è una cosa che io non ho mai detto, io detesto profondamente la droga e anche le sigarette addirittura, mi sento, se uno mi dice mi compri le sigarette, in questo caso lei perché è fumatrice, mi sembra di andare dallo spacciatore quando vado al tabaccaio, quindi proprio sono uno così, non bevo, sono astemio, sono assolutamente refrattario. Avevo 14 anni e ero comunistissimo. C'è stato un episodio che degli amici che venivano dalla Svizzera mi passarono una sigaretta. Io fumai questa sigaretta e mi dissero, ma sai cos'è questa qui? È uno spinello. Io sono rimasto, dico, ma come uno spinello? Forse sarà stata la suggestione. E mi sono suggestionato fino al punto che ho cominciato a sentirmi male, ma talmente male, mentre gli altri stavano tranquilli, perché proprio mi sentivo sporco, contaminato. Ebbene lì oggi ho recuperato, gli ultimi anni ho recuperato quel gesto, perché non sono andato dal segretario della sezione a raccontarlo, ma sono andato da Don Italo Arcuri, il quale non fu punitivo, disse sei stato bravo Massimo, sei venuto a raccontarmelo e so che dal momento in cui sei venuto a liberarti hai imparato, non lezione, lo farai mai più, certo. E non è mai più successo. Il percorso spirituale che state facendo da singoli e come coppia, io partirei da te Rosaria, come ti ha cambiato la vita nella quotidianità questa conversione? Ecco, sì, infatti la cosa più importante è che proprio nella quotidianità, cioè non è più l'astrazione, no? Il vedere, ma pensare ogni gesto, ogni pensiero, ogni nostra piccola cosa, perché poi dalle piccole, no? Man mano si va. E siamo un compiacimento per il Signore, no? E quindi è una preghiera nell'andare, no? Anche veloci, nel chiederci e nello sperare di avere una luce, una compagnia, insomma, ecco. Che ci aiuti e che ci aiuti. Sì, ma perché noi siamo e dobbiamo chiederci in ogni cosa, siamo un compiacimento per te, Signore? No? Riusciamo ad essere come no? Ascoltatelo, quello è il mio figlio, ecco. Certo. Massimo, io so che per te c'è un attimo zero, diciamo così, nella tua rinascita alla fede, è l'ingresso in una chiesetta qui di Roma, di cui dovremmo avere una foto, è la chiesa della Madonna del Riposo, un tempo un luogo isolato della città, oggi qua tra due strade, tra i semafori, tra il caos e il chiasso, tra l'altro non lontana da TV 2000, è una chiesetta dolcissima. Bellissima. E all'interno c'è un'immagine 20 persone di Maria, ci vanno e siamo... non di più. No, 20. Me lo racconti l'attimo in cui sei entrato in quella chiesa? E dunque, era un momento molto duro, molto difficile veramente. E vediamo di mandar via un po' l'emozione perché... Era un momento molto difficile, era un momento difficile anche con lei, che insomma c'era un momento difficile anche economico, una serie di situazioni sbagliate dal punto di vista economico, mi trovo di fronte veramente quasi a un baratro, sentimentale, economico, insomma
e soprattutto ero inseguito da una serie di situazioni anche dal punto di vista così, giuridici, chiamiamolo così, a torto. Ero stato denunciato per una cosa che una banalità assoluta, ma che per me pesava. Io sono una persona assolutamente integra e quanto subisco un torto ne soffro, non ho il famoso pelo sullo stomaco, sono abbastanza... C'era la sentenza di questa cosa, ma c'era anche questa cosa, avevo legato anche il ritorno all'amore e alla famiglia, perché sentivo questo peso come se fosse stato un mio errore a condurre questa situazione. Invece un giorno ero proprio disperato, perché è un tragitto che io faccio, quello lì, no? Dell'Aurelia antica, e me la trovo sempre di fronte. Questa dolce chiesetta. Questa dolce chiesetta. E quindi entri. Entro e lì crollo, mi avviene una cosa, proprio mi metto in ginocchio e mi metto a pregare veramente l'Ave Maria e sento veramente, comincio a vedere, non è una magia, ecco, quindi non vorrei che venisse descritta da me come una magia, perché o recepita. Perché era la chiesetta dove io portavo tutti i giorni i bimbi alla messa, e li vedo, tutti i giorni, uscivano da scuola, che erano lì che frequentavano la Santissima Trinità, e poi c'era la messa. E vedo i volti di tutti i potenziali nemici, chiamiamoli così, per individuare, o antagonisti delle varie vicende in quel momento, e li vedo che c'era questa madre che gli metteva la mano sulla testa. Da quel momento è andato tutto a dama, è tutto, si è cambiato, è placato tutto. Anche il tuo cuore, soprattutto il tuo cuore da scettico comunista, da quei passaggi che avevi avuto. Ma questo diciamo che l'avevo già abbandonato, perché avevo capito che insomma eravamo stati traditi nei sentimenti e nelle ideologie, quindi no, ma non lo dico per fare quello che salta il fosso dall'altra parte. E poi parte. È il nome di quella chiesa, Madonna del Riposo, che dice tutto, davvero nel caos delle strade lì c'è riposo. Ma poi fa dolcezza, fa tenerezza, della piccolina appunto, è bellissimo come l'ha descritto. E allora la vostra storia d'amore ci avvicina a parlare adesso dell'ultimo film che avevo anticipato un attimo fa, che ci riporta in Calabria e che si chiama La moglie del sarto. Verrà presentato questa sera al Cinema Barberini alle 21 qui a Roma in anteprima. Siamo nell'Italia degli indimenticabili anni 60 e protagonista è una dolcissima Maria Grazia Cucinotta. Vediamo allora alcune scene tratte proprio in anteprima per noi di TV 2000, che so essere la vostra TV di riferimento. Assolutamente. L'avete detto voi. La colonna sonora quotidiana, dalle 8:30 del mattino, anzi dagli 7:30. Questo è la verità. Siete degli artisti e quindi ci fa ancora... È bellissima. Io preferisco la trasmissione la sera, quella sulla stampa, sulla rassegna. Tutti i GTG. Saranno contenti Donatello Vaccarelli e Clara Iatossi, i colleghi. Dove andate a prendere delle eccellenze di questa nazione. Bene, grazie, però vediamo allora subito uno spezzone del film La moglie del sarto. Eccolo qua. Se doveste vendere le vostre proprietà, c'è un ottimo e fidato cliente pronto a soddisfare tutte le vostre richieste e in contanti. Dobbiamo cambiarlo, questo paese di case cadute, modernizzarlo. Creare industrie, diversivi, soldi. Perché non pensate a portare l'acqua nelle case invece di prendervi casa mia? Voglielo capire voi a vostra madre. Noi qui facciamo come ci pare. Apriamo, chiudiamo, è roba nostra. Lì dentro non deve entrare più nessuno. Rinaldo, Orlando e Angelica, un trio perfetto, tutti fatti a mano. Elisir d'amore e porta fortuna. Ti ho detto che non deve entrare nessuno, nessuno! Vedevo gli scenari, il mare della Calabria, ne abbiamo parlato di Fiume Striscio. Fiume Freddo, Bruzio. Praia, mare, Scalea. È tutta la provincia di Cosenza. E tutta, poi no? Abbiamo disseminato tra comparse e paesaggi. Ne parliamo subito, però facciamo entrare gli eredi al trono. I tuoi I figli, produttori. I produttori. I produttori. Venite sì. Qui, Gio Scaglione e Carolina Gaudio. Eccoli qua. Eccoli. Benvenuti. Un po' emozionati. Carolina, comincio da te, rompi il ghiaccio. Com'è aver lavorato con papà e mamma, perché alla fine questo è tutta una famiglia all'opera. È stata un'emozione bellissima, perché siamo stati uniti, abbiamo vissuto delle esperienze bellissime, poi abbiamo anche aiutato e sul set hanno lavorato tanto. Io so che tu hai cantato anche, vero? Sì, ho cantato una delle canzoni del film. Gio,
dimmi di te, ma tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Raccontami un 13. Po'. 13 anni, quindi com'è lavorare in questa esperienza? Come ha detto Carolina, è un'emozione nuova, è un'emozione che va provata nella vita, è un'emozione come tante che va provata. Il fatto di aver lavorato in famiglia significa aver dedicato anche un tempo che magari potevate spendere altrove come famiglia, però avete investito in questa esperienza, e però averlo fatto insieme non è stata la forza. Eh? È stata la forza. Averlo lavorato insieme è stata la forza. Davvero, bello. Senti Massimo, diciamo qualcosa sulla trama, perché siamo nell'Italia degli anni 60 e la famiglia è quella di un sarto con la moglie, che è interpretata proprio da Maria Grazia Cucinotta, e la morte del sarto, di questo sarto, getta, diciamo così, nello smarrimento, nel disonore, poi addirittura per le male lingue di paese, le chiacchiere famose che dice Papa Francesco, no? Addirittura nel disonore la famiglia superstite. Sì, e dunque la storia è una storia abbastanza quotidiana, no? Succede anche oggi, ahimè, nei quartieri anche delle grandi città. È una storia abbastanza bella, perché volevo intanto recuperare questo microcosmo, questa specie di involucro che è una sartoria, che è l'artigiano, no? Dove un tempo nei paesi, anche nella città, ancora ce n'è una qui, io abito molto vicino qui, quindi che loro abitano a Cosenza, io... Ti muovi tra la Calabria e la capitale. C'è un sarto dove ogni tanto io vado, entro, perché sento, ci sono tutti questi ragazzi, questi signori, che sono giovani, anziani, c'è tutta un'età. E questo avveniva negli anni 60 ancora di più, era il salotto del paese. Ebbene, alla morte di questo vecchio sarto, il più bravo del paese e della zona, queste due donne cominciano, madre e figlia, Maria Grazia Cucinotta e Marta Castini, vengono avversate dai potenti del luogo. E chi si mette in mezzo a mediare tra il bene e il male, cioè quindi tra le due donne avversate e i potenti, è Adelina Aurora Quattrocchi, che è una santa donna, è la donna vicina al parroco, però non del tutto cattolica credente, perché lei nomina sempre, dice qui le cose, quando non vengono figli alla povera Sofia, la figlia di Rosetta, cioè di Maria Grazia Cucinotta, dice questo è solo uno lo può fare, loro si credono potenti, è solo Dio e la Santa Natura possono dirigere la vita delle persone. Ecco, questo è un po' il messaggio, perché poi c'è l'avvento di una creatura. E noi non possiamo arrivare tutto, perché altrimenti diciamo, poi dopo non vediamo il film. Assolutamente. Cioè, nulla possiamo, però questo senza Dio. No? Dio. Senza Dio. Ma io questo episodio l'ho spuntato dalla Bibbia. Allora, tutti quanti vengono a raccontare, è il momento più importante in Sodoma e Gomorra, dove i figli del vecchio Lot agiscono in un modo perché la vita continui, altrimenti senza la procreazione la vita finisce. E io sentivo un anno e mezzo fa circa il grande Papa Ratzinger, a cui ho una stima infinita. Papa Francesco è il mito, non ci sono assolutamente dubbi, perché... Stai tranquillo Massimo, non sono in concorrenza. No, lo so benissimo, no, lo dico perché sembrerebbe... Ma perché è più duttile, poi noi abbiamo frequentato l'America Latina, io sono stato anche alla Boca e anche alla Isla Masiella, e si sa cos'è quel posto, io conosco molto bene Buenos Aires. Certo. E so che cosa... Però ricordavi Papa Benedetto, ma ti ha Papa lasciato Benedetto, qualcosa nel cuore. Beh, ha detto una cosa, cioè ne ha dette tantissime, ma le cose più importanti spesso non si sa perché alla stampa sfuggono, secondo me scientemente. Accarezzatevi, ha detto, perché solo accarezzandovi, amandovi, si può procreare. E questo è un messaggio bellissimo che hai recuperato. Straordinario. Ma la stampa l'ha messa lì in un trafiletto. Nelle tra parentesi. Grazie a tutti voi. Dobbiamo chiudere, concludere. Grazie. Però vi ringrazio per essere stati con noi. Il 15 da domani esce in tutti i cinema d'Italia. La moglie del sarto con Maria Grazia Cucinotta. Non lo perderemo, anche perché adesso ci hai fatto questo riferimento all'orizzonte biblico, quindi ci incuriosisce ancora di più. Grazie a tutti voi, a questa splendida grazie famiglia. Grazie a questa televisione e questa famiglia. Mi sentite un po' a casa, eh? Sì, è vero.